Benvenuti su Voce Strumento Interiore. Siamo al capitolo 6 e siamo all'ultimo esercizio, eh, l'ultimo esercizio del capitolo voce parlata perché subito dopo si parlerà di voce cantata. Quindi, parlando di voce cantata, dobbiamo cominciare a vedere uno strumento fondamentale per chi canta che sono gli zigomi. Se guardate, io faccio spesso vedere video ai miei allievi e faccio notare come gli americani che per fonetica dicevamo hanno tutte vocali interne Uh, in maschera sono sempre sorridenti, quindi quasi tutti i cantanti stranieri um, impostano, e se guardate anche Giorgia lo fa, anche lei, infatti le vocali di Giorgia, come saprai, sono rotonde, quindi i cantanti di canto moderno, come vedete, quelli bravi, inseriscono sempre il risorio. Automaticamente cosa succede? Che se io devo parlare e sorridere contemporaneamente, ci saranno alcune consonanti che possono essere un problema e che vanno quindi evidenziate e compensate. Quindi finiamo questo capitolo della voce parlata con quella lettura che va proprio ed è stata studiata apposta per andare a evidenziare le consonanti problematiche. Quindi affrontiamola insieme. 30 teatranti tramano, tramano. Ok, cosa succederà? Se io devo sorridere e devo continuare a sorridere perché canto e la laringe mi serve eh, attivata e alzata, la M. M, M non potrò più pronunciarla come farei abitualmente, perché 30 teatranti tra mano. Se io pronunciassi una M come mi verrebbe da farlo in italiano, a differenza degli americani che dicono mother. Mother, la loro M è diversa dalla nostra. Ma la nostra M, M mandrà le labbra a contatto. Non potremo più farlo perché il cantante mentre canta deve avere sempre uno o due millimetri di denti in vista. Eh? Non deve mai perdere questo sorriso nascosto e mai perdere l'attivazione di risori e zigomatici. Quindi mad 30 teatranti tramano tristi la M M va compensata anche la p perché 30 teatranti tramano tristi troppo 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 provate ad alzare il labbro inferiore troppo troppo alzate quello sotto verso quello sopra e non il contrario non troppo 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 troppo, troppo. quindi Avete molta più agilità nella mandibola inferiore, mm? potete usare quella, potete quindi articolare maggiormente la mandibola inferiore e alzare il labbro inferiore verso quello superiore, ma è viceversa. Cercate sempre di stare sorridenti: troppo traviati truccano artisti. Tratta e ritratta tutta la trappa, troppi e tropismi tragediografici. Andiamo avanti: prose, prosastiche, poesie, poesiche, laboratorie. Ecco, ecco la B: la B è un'altra consonante ostica quindi M, P e B laboratori, collaboranti, mestizie, metriche e i semiologi troppo semantici dando con valida a divi validi mica tentennano tanterantanti all'inizio sarà un po' difficile poi diventerà semplice Ricordatevi che è vero che non potete muovere troppo il labbro superiore, ma avete sempre la mandibola inferiore e il labbro inferiore che quindi allenerete e imparerete a usare in maniera molto agile, anche perché poi quando andremo in registro acuto cantando ci serviranno gli sganciamenti, quindi tanto vale cominciare subito a fare un buon esercizio. Ripetete questa frase sempre più veloce in modo da diventare molto agili. Trenta teatranti tramano tristi, troppo traviati truccano artisti, tratta e ritratta tutta la trappa, troppi e troppismi tragediografici, laboratori collaboranti, mestizie metriche e i semiologi troppo semantici, dando convalida valida divi validi, mica tentennano tant'erantanti. Buon divertimento.